mafia sa, annusa il territorio e quelle poche migliaia, in alcune zone anche centinaia di migliaia di voti, riesce a dare un contributo vincente al politico. In buona sostanza la mafia sa e indovina sempre il cavallo vincente in una campagna elettorale. Il problema è che il cavallo non si tira mai indietro di fronte ai voti della mafia. Senti, accanto a questa mafia così, diciamo, efficace sia nella sua azione politica e anche imprenditoriale, però tu racconti anche di come la mafia, ma l'andrangheta o la camorra, sia ancora legata veramente ai peggiori stereotipi delle nostre terre meridionali. Per esempio, qualche tempo fa, qualche settimana fa, in una inchiesta sull'Espresso hai raccontato di come l'andrangheta continua ad uccidere le donne accusate o sospettate di infedeltà, di tradimento, e si parla di centinaia anche di donne ammazzate in questo modo. Beh, quello che guarda, ci siamo accorti di una cosa, mi sono accorto di una cosa, che in Calabria bisogna starci. Infatti frequento spessissimo e per moltissime settimane nell'arco di un mese, e mi sono accorto di questo, che la Calabria ha bisogno di essere scossa in maniera nazionale. Che cosa accade e cosa c'è ancora oggi nel 2012? Che in Calabria esiste il delitto d'onore. Il delitto d'onore che ricorderete tutti quello che è stato tolto dal codice penale, che in qualche modo salvaguardava l'uomo che uccideva, la donna che uccideva per onore, per salvaguardare il proprio onore, per il tradimento subito. Vedete, in Calabria questa legge d'onore, l'andrangheta, che è una, se non forse l'unica mafia che è rimasta in Italia a continuare a utilizzare questi mezzi tribali, essere molto potente, sanguinaria, economicamente forte, nella zona della piana di Gioia Tauro, ma anche all'esterno, applica questa legge e viene applicata alle donne delle famiglie mafiose dell'andrangheta. Le donne sanno bene che se anche uno sguardo con un altro uomo, c'è la moglie o la figlia, c'è la moglie di un boss o la figlia di un boss sposata, perché c'è un'altra delle cose, che queste ragazze in Calabria vengono in qualche modo, diventano mamma anche a 15 anni, a 14 sono già fidanzate, a 17 fanno la fuitina e a 20 anni sono già donne in un certo mondo, che vivono in questa bolla di mafia e di 'ndrangheta. Basta che guardano e sanno che già lo sguardo verso un altro uomo, o il fatto che nelle case ormai di tutti è entrato internet, e internet ti porta ai social network e ti porta ad avere un contatto esterno, e il fatto stesso di incominciare a chattare con un'altra persona e riscontrare un'altra persona che non conosce la tua vera identità, ma che è attratta da quello che dici, da quello che realmente sei, di donna, di donna intelligente, di vera, verace, non perché sei la figlia del boss, del capo, o perché ti vedono in fotografia. Ecco, conoscono un nuovo mondo. E queste donne, una volta scoperta dai genitori, perché la legge del codice d'onore è che deve essere lavata da un familiare della donna, o dal fratello o dal padre, viene uccisa. E queste donne sono state uccise perché hanno chattato su Facebook, perché hanno guardato un altro uomo, o perché da vedove, dopo anni
alla morte del marito, dopo 3-4 anni dalla morte del marito, hanno tentato di rifarsi una nuova vita con un'altra persona alla luce del sole, e questo non è stato accettato e sono state uccise. Ma questi delitti, il problema è che non è stato, diciamo, ci sono un sacco di delitti di donne, no, perché la società ti copre, perché questi delitti vengono fatti in maniera tale che vengono camuffati in incidenti domestici, suicidi, e quando non è possibile in persone scomparse, di donne che spariscono improvvisamente. E di questi casi ne sono stati registrati già 20. E allora, almeno delle cose che abbiamo scoperto, siamo andati a rivedere. Nel 2012 esiste tutto ciò, e per fare tutto ciò c'è anche una comunità che protegge questi delitti. E ci sono, adesso iniziano delle donne che iniziano a ribellarsi e che raccontano tutto ciò e che poi ammettono, ma soprattutto sono coscienti del fatto che il semplice gesto verso un altro uomo o lo sguardo che non era il marito dovevano essere uccise, e loro accettavano questa morte. Che mondo siamo non lo so, però se nella realtà queste cose ci sono, nelle società, nel territorio queste cose ci sono, non capisco perché nessuno non le denuncia e perché occorre sempre che qualcun altro agisca per conto loro. Questa volta è stata l'informazione che ne solleva il caso, altre volte invece si deve delegare alla magistratura un altro fatto. Queste persone vivono, non dico nel terrore, ma sotto queste leggi, ed è una regione che fa parte dell'Italia, sono persone che sono italiani e sono donne che purtroppo non hanno avuto e non hanno la possibilità di essere coerenti con quello che li circonda. Allora Lirio, abbiamo commentato con te la parola coerenza. Allora c'è una domanda, siamo in chiusura però, quindi solo questa domanda. Arturo Di Corinto, sono un collega di Lirio, lavoriamo per lo stesso gruppo. E secondo me in questa bellissima e ampia panoramica che avete fatto per aiutarci a ricordare che la mafia è una montagna di merda, come diceva Peppino Impastato, potremmo sottolineare altre due cose. Io conosco il lavoro di Lirio e l'ho sempre apprezzato, tranne quando scrive dei black bloc che non mi convince, ma sul lavoro sulla mafia mi ha convinto molto. Due cose: una è che l'isolamento che si sta producendo intorno ai magistrati nisseni, insomma, ai magistrati di Caltanissetta di Palermo, sulla questione della trattativa è molto pericoloso e ci deve riportare con la memoria agli anni infausti degli omicidi di Falcone e Borsellino, che furono a loro volta isolati e per questo la mafia poté colpirli più facilmente. Non dico che non l'avrebbe fatto. Importante quello che avete detto, che con la mafia non si tratta, ma bisogna anche ricordare, secondo me, che con la mafia non si convive, perché questa fu la sfortunata frase di un ministro della Repubblica di area leghista, mi pare, Lunardi. E la terza cosa riguarda il fatto che c'è un motivo per cui Panorama ha fatto quel pezzo sul ricatto al presidente, perché in realtà è il gruppo a cui fa riferimento Panorama e quindi il suo titolare, il proprietario Silvio Berlusconi, che sta provando a fare un altro tipo di trattativa, che è una trattativa sulla giustizia, mettendoci in mezzo questa storia delle intercettazioni di Napolitano. In realtà vuole forzare il Parlamento a fare una legge restrittiva sulle intercettazioni che svuotino questo strumento così importante del suo carattere, che svuotino questo strumento della sua forza, ecco, della sua potenza. Secondo me è importante che sottolineiamo queste cose, e se siete d'accordo con me magari aggiungere due parole, che voi siete degli esperti, ecco. Sì, grazie. È la coerenza di cui parlavamo all'inizio, il fatto
di svuotare gli strumenti della lotta alla mafia. Mentre si dice lottiamo alla mafia, poi dall'altra parte invece intervieni con una legge per impedire che le intercettazioni si possano fare. Già di fatto viene impedito moltissime volte, in moltissimi casi. Quello è un pericolo, perché vedete, dopo che hanno fra virgolette spazzato via i collaboratori di giustizia, hanno spazzato via tutta una serie di altri strumenti legislativi per la lotta alla mafia, l'unica che restava, perché era la più pura, le altre sono state spazzate via perché dicevano che appunto i pentiti non erano attendibili, venivano influenzati, venivano imboccati, eccetera. Ma sono quelli che comunque dal di dentro ti svelano un'organizzazione segreta quale è la mafia, rimaneva l'intercettazione. L'intercettazione è pura, siamo noi stessi, sono loro stessi che ne parlano, sono loro stessi che si svelano. E allora a questo punto, siccome sono stati svelati troppe volte e sono stati presi veramente troppe volte in castagna, allora stanno tentando in tutti i modi per farne venir meno questo strumento, e questa potrebbe essere la strategia che viene utilizzata da queste menti raffinatissime per portare via le intercettazioni come strumento indispensabile per la lotta alla mafia. Questo è purtroppo. Bene Lirio, come ultima cosa che ti chiedo, abbiamo sinora commentato la parola coerenza, che è una parola che stiamo cercando un po' di ribadire, ed è una parola che il Festival, diciamo, ti ha suggerito. Adesso ti chiediamo, per chiudere questo dibattito, di proporre tu a tutti noi un'altra parola da reinventare. Non so se è stata reinventata o meno, però quello che mi viene in mente parlando di questa cosa è onestà. Forse bisognerebbe ritornare a valutarla, analizzarla meglio. Forse l'onestà è quella che mi viene in mente parlando di tutti questi argomenti. Può darsi che forse è stata già trattata qui, non lo so, però forse no, però è quella che secondo me andrebbe rivalutata e andrebbe spiaccicata in faccia a molte persone. Bene, io ringrazio Lirio Abate. So che magari alcuni di voi volevano intervenire, purtroppo c'è un altro importante dibattito tra poco, e quindi vi ringrazio e cedo il microfono. Grazie, a Filippo. Buonasera. Grazie Lirio, avete capito che la giornata continuo a ripetere, è sempre più complicata. Allora, capisco che sta calando l'umido e incomincia a fare freddo. Abbiamo deciso quindi di andare al caldo, di spostarci a San Giuseppe. Il prossimo appuntamento quindi non inizierà subito, ma non appena tutti quanti voi, chi vorrà seguire Maurizio Viroli, quindi vi diamo il tempo di spostarvi e quindi ci spostiamo tutti quanti a San Giuseppe. Grazie. Auditorium San Giuseppe è sempre in Piazza Castello, a due passi.